Come preannunciava Maria Pia, adesso avremo in collegamento il figlio di Carlo Urbani, Luca, e il curatore del museo a lui intitolato, Carlo Urbani, Roberto Gigli. E intanto vedete alle nostre spalle il sito ufficiale del museo Carlo Urbani, che, come diceva Maria Pia solo qualche istante fa, raccoglie questa bellissima testimonianza di vita e di lavoro di quest'uomo che ha dato tutto se stesso per la scienza a tutela, a difesa di tutti noi, no? Sì, è nato pochi mesi fa perché a marzo c'è stato il ventennale dell'addio alla scena di questo mondo di Carlo Urbani, ma nel frattempo abbiamo già visto apparire i due ospiti che ringrazio con particolare affetto perché certamente la terra da dove parlano è una terra che mi è particolarmente cara, ve lo devo confessare, però soprattutto è la terra in cui le famiglie, le mamme, i figli imparano a fare il proprio dovere anche di più con grande umiltà. E questo è un insegnamento che va anche sottolineato qualche volta, ti pare, Tony? Buongiorno a Luca, buongiorno Roberto. Buongiorno. Io direi di partire subito da Luca, se Roberto me lo consente. E tu ti occupi anche di logistica internazionale, per quel che riguarda il soccorso umanitario. Siccome siamo in un frangente in cui servono sempre di più queste competenze, ci racconti, Luca, che cosa fai? Sì, allora, per la precisione è mio fratello che si occupa di logistica. Io lavoro sempre nel settore della cooperazione internazionale, ma mi occupo più dei progetti. Faccio io, nella mia ultima missione che ho fatto in Haiti, ero il capo progetto di un progetto di sicurezza alimentare, che appunto consisteva nella distribuzione di razioni di cibo e anche del cash e contanti per poter soddisfare i bisogni dei beneficiari del progetto. E quindi ecco, lavoro nei paesi che affrontano una crisi, una siccità, può essere una crisi causata dall'uomo, come una guerra, spostamenti di popolazione, oppure una crisi naturale, catastrofi naturali come terremoti, maremoti, uragani, e quindi ecco dove si va a intervenire laddove ci sono popolazioni in difficoltà, Intanto in verità. scorrono delle immagini meravigliose che riguardano tuo papà. Tu sei vissuto con lui in Vietnam, come dire, il tuo DNA è davvero internazionale e ci aiuta appunto anche a scoprire meglio come il nostro tempo potrebbe imitare una famiglia come la vostra. Che ci dici? Sì, esatto, mio padre mi ha trasmesso molto, appunto il lavoro che faccio oggi, io e mio fratello, è stato una passione che ci è stata trasmessa da mio padre, appunto perché lui quando viaggiava per il mondo ci portava sempre con lui e ci faceva scoprire tutte le culture che incontrava, tutte le curiosità. Quindi sin da piccoli ci ha trasmesso questa curiosità e anche questa voglia di mettersi al servizio degli altri. Io tornerei al museo con Roberto per chiedergli come è nato e che cosa, ecco, sta proponendo al pubblico che attraverso appunto il museo può conoscere, se non lo conoscesse già, il nostro amato Carlo Urbani. Il museo si è aperto qui a Castelvetrano in aprile di quest'anno. Mi riaggancio al discorso sulla curiosità, sull'apertura verso il prossimo e all'aiuto che stava citando pochi secondi fa Luca, perché questo è un po' il filo conduttore delle tre stanze principali del museo che raccontano, narrano Carlo Urbani attraverso una serie di foto da lui stesso scattate, quelle che avete visto e che stanno scorrendo già,
in trasmissione e molte altre che sono qui al museo e che raccontano e danno conto di una sensibilità particolare, c'è cioè la sensibilità dell'uomo, c'è cioè la sensibilità del medico, c'è cioè la curiosità e l'apertura verso il prossimo, che passano anche attraverso le immagini, attraverso quegli occhi e quelle situazioni che Carlo ha saputo e vedere e curare ed accogliere. Il museo, da questo punto di vista, mette insieme sia le passioni che la parte scientifica dello scienziato Carlo Urbani, del medico Carlo Urbani. Quindi, da una parte possiamo vedere materiali raccolti nel tempo dallo stesso Carlo nei luoghi dove andava a lavorare, fotografie che lo ritraggono completamente immerso in quelle condizioni che poi andava a curare, a cogliere, ad accarezzare in qualche modo. Per lui è sempre stato importante toccare con mano la situazione. In questo senso anche gli usi e i costumi delle popolazioni che andava ad incontrare fanno parte del suo background, come curiosità personale, ma come curiosità umana, come solidarietà, come vicinanza, come comprensione. Il museo, attraverso le tre stanze, dà un po' conto di questa dimensione decisamente particolare, ricca di Carlo Urbani, che ha saputo, come medico, come uomo, sempre mettere in campo negli anni in cui ha lavorato, sia in Italia che in Italia. Volevo chiedere, Roberto in particolare, ma naturalmente anche Luca se vuoi intervenire, quando arrivano i ragazzi, le scolaresche in questi mesi, a che cosa sono maggiormente interessati? Magari a sapere i dettagli della parte drammatica, cioè gli ultimi mesi della vita di Carlo, oppure al resto? Ma più che altro quello che effettivamente coinvolge i giovani e i ragazzi, i bambini, è quella apertura verso il sogno, verso la possibilità che Carlo Urbani ha saputo trasmettere nel tempo. È un messaggio che continua e che si arricchisce attraverso i lavori delle classi, il coinvolgimento dei giovani, dei bambini che hanno saputo cogliere questo aspetto e in qualche modo si ispirano e sappiamo quanto bisogno di ispirazione e di tracce abbiamo bisogno, tanto più in questi tempi, per i bambini e non solo per i bambini, anche per gli adulti. Quindi diciamo che Carlo, da questo punto di vista, rappresenta un timone e una possibilità, la possibilità quindi di immaginarsi attivi nel sociale, nella famiglia, nel mondo, con quelle che possono essere le proprie capacità, ognuno con le sue. Poi abbiamo anche i riscontri, le restituzioni da questo punto di vista delle classi. E in questo può aiutarci Luca, che molte volte ha partecipato a questi momenti di incontro, no? Anche in diretta, sia qui al museo che nelle scuole. Sì, esatto, è una cosa che ho notato in ogni incontro che ho fatto nelle scuole e con i ragazzi, è stato proprio l'entusiasmo di scoprire la figura di mio padre da parte dei bambini. Proprio erano, ogni volta ho incontrato bambini felicissimi di aver conosciuto la storia di mio padre, che mi ringraziavano per quello che mio padre aveva fatto, che mi riempivano di domande, volevano sapere ogni dettaglio della vita di mio padre. Quindi da qui si vede anche quanto interesse suscita la figura di mio padre e quanto è importante trasmettere i suoi ideali, il suo messaggio. Luca, prego. In conclusione vorremmo chiedervi se oltre al museo o attraverso il museo ci sono altre iniziative che ecco, ci ricordano l'importanza della missione del tuo papà su questa terra. Sì, c'è questa associazione che si chiama AICO, Associazione Italiana Carlo Urbani, che è stata creata subito dopo la morte di mio padre da suoi amici e parenti, che appunto volevano portare avanti il suo lavoro, portare avanti le sue battaglie, e quindi hanno creato questa associazione che dal 2003 è attiva soprattutto nel settore della sanità, attraverso dei seminari, delle borse di studio per neomedici. C'è un premio Carlo Urbani che viene fatto ogni anno, che è destinato a neomedici, infermieri,
è un premio che viene fatto in collaborazione con altre ONG e ONLUS nel mondo, e quindi appunto attraverso AICO interveniamo soprattutto nel settore della sanità, della salute e anche nelle scuole con i ragazzi e i bambini. E l'ultimo progetto che abbiamo fatto è stato un progetto in Senegal dove grazie al finanziamento di AICO, appunto, sono state rese possibili delle visite mediche mensili in un liceo di una città del Senegal e anche delle visite mediche in zone remote del Senegal, come per esempio delle piccole isole isolate che non hanno ambulatori, ospedali, oppure altre zone molto remote del Senegal dove le persone non hanno un regolare accesso alla salute, quindi grazie al sostegno di AICU si è data la possibilità a queste persone di almeno ricevere una visita medica e dei medicinali E essenziali. quanto sia importante quello che state facendo, lo testimonia anche la presenza proprio all'inaugurazione di questo museo del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi grandi istituzioni, grandi riconoscimenti, ma gli ultimi 30 secondi a uno dei due o a tutte e due, non voglio essere indiscreta, per un ricordo di Carlo, un ricordo personale. Luca. Ah, vado io e io ricordo mio padre non solo come il grande medico che tutti conoscono, il grande medico, ma per me è stato prima padre, perché nonostante il suo lavoro prendesse il 90% del suo tempo, riusciva comunque a rendere quel 10% rimanente molto efficace, ovvero riusciva a essere presente con la sua famiglia, nonostante appunto il suo lavoro era molto molto impegnativo. E quindi ecco, prima che lo vorrei ricordare, prima che come medico, ma come persona, perché era sia come padre, ma anche come amico, pieno di passioni, sempre a disposizione. Quindi ecco, lo vorrei ricordare anche questa volta. Molto bene, noi vi ringraziamo veramente di cuore per la vostra testimonianza e speriamo di risentirci presto con altre notizie, aggiornamenti che appunto diano la possibilità all'esempio di questo grande uomo di essere ridondante nel tempo, nel senso bello e positivo del termine. Ci avete illuminato la giornata, grazie davvero a Luca Urbani e a Roberto Gigli.